Al centro di questa puntata di Blu e Verde, il lago di Annone, uno dei piccoli ma affascinanti bacini briantei che fanno da corollario al lago di Como. Ci soffermeremo anche sul territorio circostante a questo specchio d'acqua, ricco di offerte artistiche e sportive, in uno scenario da favola. State con noi. Presidente Lusardi, io so che l'autorità di bacino ha fatto tante cose, un occhio di riguardo a quello che è l'ecologia. È una delle parti che abbiamo ritenuto di potenziare, di sviluppare, perché di fatto c'era il poco o nulla. Noi ci siamo trovati in una situazione, quando siamo partiti, abbastanza anomala, tipica italiana, dove il territorio di tutti purtroppo resta di nessuno. Noi l'abbiamo preso a cuore e abbiamo fatto un certo tipo di discorso. Quello che fa riferimento lei, suppongo che siano le famose piste ciclabili. Il nostro sogno, il nostro grande progetto è rendere percorribile tutto il perimetro dell'area dei laghi minori con piste ciclopedonali in mezzo al verde, sulla natura perfetta, sul lago. E questo è solo una parte, poi nel futuro toccheremo anche gli altri argomenti, perché gli investimenti sono veramente tanti. Indubbiamente il lago è conosciuto in tutto il mondo, ma ricordiamo che c'è una parte bellissima che sono appunto le valli del lago, che forse sono meno conosciute. È per questo che avete voluto Blu e Verde, proprio per far conoscere questo territorio un po' nascosto, un po' segreto ma magico. La nostra è stata una fusione di intenti importantissima, per dimostrare che la fusione, l'importanza dell'unione nel turismo è determinante. Siamo partiti noi, ma altri ci seguiranno, perché questo sarà il futuro. Aumentare la stagione turistica sul lago e su questi laghetti è determinante per il futuro. In questo progetto penso che sia il primo che nasce in Lombardia, che due consorzi si uniscono e mettono al centro quelle che sono le piccole comunità, anche quelle montane, che sostanzialmente hanno meno possibilità e meno visibilità di altre. E penso che questo progetto darà veramente dei grandi frutti, darà una positività a questo territorio che ne ha tanto bisogno. Il turismo è una parte importantissima per il nostro territorio ed è il futuro per il nostro territorio.